Caro materie prime, quale impatto sull'acciaio italiano? Questo è il titolo della 22esima edizione dello Steel Market Outlook, convegno organizzato da Siderweb che si è svolto ieri, giovedì 27 gennaio, presso la sede di Brixia Expo. A spiegare le dinamiche del mercato siderurgico, Giuseppe Pasini, presidente di Federacciai, Achille Fornasini di Siderweb, Antonio Marcegaglia, amministratore delegato del gruppo Marcegaglia e Giovanni Baietti, manager di Duferco. Giuseppe Pasini ha parlato di un 2010 in miglioramento rispetto al 2009 e di un 2011 che farà vedere un'ulteriore crescita soprattutto a partire dal secondo semestre. Pasini però sottolinea che la politica deve essere più presente e deve porre attenzione alle esigenze del Paese. Achille Fornasini ha invece analizzato l'andamento delle quotazioni dei prodotti in acciaio e ha affermato che, dopo una fase di prezzi in crescita, siamo alle porte di una correzione. Le quotazioni storneranno leggermente, ha detto Fornasini, ma sempre all'interno di una dinamica rialzista. Questo è il mio parere. Quando un paio di mesi fa avevamo prospettato una impennata dei prezzi a seguito di un effetto molla generato da un persistente andamento laterale delle quotazioni, non avevamo sbagliato. A un certo punto si è liberata questa impennata, questa crescita, che però pare eccessiva, cioè una cavalcata che in questo momento ha generato una generalizzata situazione di ipercomperato che il mercato giustamente tende a correggere. Diventa così una correzione del tutto fisiologica nell'ambito di un trend ascendente e che permerrà tale sicuramente per tutto l'anno. Antonio Marcegaglia ha affermato che nel 2011 l'Italia incrementerà i consumi grazie al miglioramento delle esportazioni. Marcegaglia ha inoltre aggiunto che il mercato è caratterizzato da un'elevata volatilità, che nel comparto è diventato ormai la norma. Per quanto concerne i prodotti piani, mi aspetto un incremento delle quotazioni a causa dell'aumento dei costi di produzione, ha detto Marcegaglia, e credo che i prezzi degli hot rolled coils potranno arrivare nel secondo trimestre 2011 a $920-950 alla tonnellata FOB. Penso che abbiamo già subito un incremento nell'ordine ormai dei $200 dal prezzo del coice a caldo rispetto al quarto trimestre ed è passato solo un mese e mezzo. Credo che c'è ancora lo spazio per ulteriori $100, anche perché il dollaro nel frattempo si è indebolito, e credo che questo picco si possa raggiungere nel corso del secondo trimestre avanzato, quindi con un prezzo del coice a caldo che supererà abbondantemente i $900 FOB. Io credo che poi ci sia lo spazio per una correzione non dell'entità pari all'aumento subito, perché i costi mediamente saranno più alti. Del mercato dei lunghi ha invece parlato Giovanni Baietti, che ha affermato che attualmente le quotazioni stanno vivendo un momento di assestamento, ma a breve assisteremo ad un'ulteriore ripresa dei prezzi. Nel comparto dei prodotti da forno elettrico stiamo però assistendo ad una spaccatura. I lunghi per l'edilizia sono ancora in una situazione di sofferenza, ha detto Baietti. Al contrario, i lunghi di qualità stanno spingendo sull'acceleratore. Da una parte i lunghi legati all'edilizia restano ancora abbastanza deboli perché sono legati ad un mercato ancora estremamente affaticato che non vede sviluppi a breve importanti, mentre invece tutti i lunghi connessi al mercato della meccanica, dell'automotive, della trattoristica, direi che si stanno riprendendo in maniera assai tonica, sia come volumi sia come prezzi.